Ciao a tutti, siamo all'inizio del mese di maggio e nella tradizione cristiana questo mese è particolarmente dedicato alla preghiera a Maria con il rosario. E allora, in questa domenica, ascoltiamo un racconto di Sor Anselmo dal titolo Ursuletta in concerto. In realtà Ursula ha capito che c'è un concerto in onore della Madonna. Sentiamo come procede questo racconto. Quando Boccà vinte in casa era quasi mezzodì. Non c'era nisciù. Chiamavi, luccavi, era un deserto. Ma quello che era peggio è che non si sentiva odore di cucinato. Dosse sarà nascosta la sonnambula, dissi tra io e io. Finalmente era quasi luna. La mia dorge signora comparì sulla soglia della porta. Li capigli ricciati de frisco, biondi artificiali. Lu vestito color verde mare inquinato. Un bocchè de fiori bianchi sulle ma. Paria l'angelo Gabriele quando nuziavi te Marie. Ma se se può sapere che vai facendo? Me guardò appena con occhio assente e trasognato, posò i fiori sopra l'utaulì e finalmente disse: c'ho avuto da fa. Questo l'hai capito, ma pranzo quando lo prepari? Se cioffiò lo naso, con carma, piegò con cura lo fazzoletto, se lo inverzò su per la manica dello vestito, poi alzò l'occhio al cielo e sospirò: c'ho avuto da fa. Questo l'hai detto prima, ma che ci ha avuto da fa? Lo primo dovere della moglie è di preparare un pranzo al marito che c'ha fame. Voi altri uomini, quando avete mangiato avete fatto tutto. Poi alzò la voce di qualche tono. Non lo sai che quando c'è un avvenimento culturale di grande importanza, tutto il resto passa in second'ordine? Ma che avvenimento c'è? Tu sei quello che non sa mai cosa, zio lo moglie, ma controllando davanti allo specchio il lavoro della parrucchiera. Lo sa tutto lo mondo e tu no. La televisione italiana si lega per l'occasione con tutte le stazioni dell'Europa e tu non sai niente. Per me se può legare con chi gli pare. Se non mi dici di che si tratta, io non lo so. Questa sera se degnò di informarmi moglie, ma rendurci nenno con l'udito indice un ricciolo fuggiasco. Stasera c'è un concerto di musica sonata e cantata in onore della Madonna. E pare che la fa pure vedere. E se fece lo segno della croce. Quale Madonna fa vedere? Che Madonna è non lo so, Sarvenno. Dice che viene dall'estero. Me sa che è la Madonna dell'Urdise che viene a stroà quella de Loreto che gli deve essere un po' parente. A meno che non si trattasse di quella Madonna Noa che apparisce su per la Jugoslavia che tutti corre a vederla. Ma come mai la televisione si è fatta così divota? Non lo sai che simmo nell'anno mariano? Sì, va bene. E c'ho anche piacere che la televisione fra tante sporcarie faccia vedere una orda tanto la roba de chiesa. Ma tu mi spieghi perché mai per vedere uno spettacolo sulla televisione si gita dalla parrucchiera? Perché, scramò moglie ma scarpennosi un capiglio bianco sfuggito alla tintura, stasera alle 21 precise che per fatte capì saria le 9 di sera, con tutte le amiche mie ci radunimmo mecchì. Facete lo raduno delle befane? Vi preparate alla festa degli 6 di gennà? Non occorre che fai la citusu, ce vene anche lo curato. Prima dicimmo lo rosario, se il Signore ce lo concede, poi sentimmo lo concerto e siccome sarà musica di chiesa, lo curato ce la spiega.
Quando è finito, dicimmo la preghiera dell'anno mariano. Te va bene lo programma? Lo programma scine. È la compagnia che non me sconvinverà. E così, quando è le 8:30 di sera, che per fatte capì saria le 20:30, io me la filo. Tu stasera non fili e non tessi. Tu stasera stai me chi e me minchioni. C'è l'ospiti e lo capo de casa se ne va via? L'ospiti è li tua e te li pasculi tu. E già che ci stai, falla tu la capa de casa, che tanto ci sei abituata. Ce fai una bella figura con lo curato. La bella figura piuttosto ce la fai su a sta con vuadri scandafaule. Ursula, rogne compo, ma io manco lo stato a sentì. La sera, su per le 8:15, appena comenzai a sentì la puzza dei primi rivi, me la squagliai zitto e chiotto. Solo dopo mezzanotte me son ravvicinato a casa, quando ero sicuro che l'aria s'era un po' spurgata, perché quando si raduna tutte ste marchese, lassa per tutta casa un tanfu tale che dopo me tocca a tener aperte le finestre per un par de giorni. Che razza de unguenti se mette non lo so, l'unico beneficio è che per una settimana non si vede più né una mosca né una zanzara. Casa era deserta, moglie ma sta di a dormire, in punta de piedi e con le scarpe sulle ma per non svegliarla. Sono rientrato quattro quattro sulla camera, ma appena ho toccato lo letto, Ursula ha ziulato. A st'ora servene a casa. Allora piccio la luce e a momenti non do un urlo de spaento. La faccia di Ursula era verde pisello con certe strisce gialle che gli corria dalla fronte alla scucchia. Che diavolo hai fatto, Ursulè? Non lo sapio che li concerti sulla televisione te facia st'effetto. È la ceretta per cancellare le rughe, mammoccio. E io dovrio dormire vicino a un mostro simile? Me pare in un raghino. Quanto deve soffriste pure donne per comparire un po' più belle. Quando se mette la ceretta, Ursula, deve dormire supina, ferma, immobile, senza manco sbatte le barbette dell'occhi, che si per caso se gira con la faccia sul guanciale gli è germane l'impronta come sul fazzolitto della Veronica Sarvenno. Come gito lo concerto? Era bella la Madonna? Un corpo a essa e a chi l'ha portata. Ma che dici, Ursulè? Sul concerto imparato a biastimà? E mica era la Madonna vera. E chi era allora? Era una monella americana, tappa, bruttarella e vestita quasi nuda. E che facia? Ballava l'urrocche, se sbrillava, se rindurcinava, arzava le cosce tanto ardu che li piedi gli sbattia sulla scucchia. Paria tutta svitata. Abbaiato qualche canzona snierica, avallato sempre tutta scomposta. Era uno scandalo. E ha fatto qualche miracolo? Non va lo stupido, te dico che era uno scandalo. Nga sanno mai lo miracolo se l'ha fatto da peressa con i miliardi che s'ha pigliato. E poi non ha fatto tutto, forse per una certa prudenza, perché c'era la televisione. E questa saria la Madonna che aspettate con tanta passione? Lo curato che ha detto? Appena visto lo scandalo, si è alzato sul letto dalla sedia dicendo: scusate tanto, c'ho un moribondo urgente che non vuole fa a meno. Buonanotte e sia lodato Gesù Cristo. E si è gito via facendosi lo segno della croce. Te ce stavè, quando sarebbe stato meglio se invece de fare madonnare davanti alla televisione foste gite sulla chiesa a di una terza parte del rosario. Ursula non rispondette. Pur de non damme ragio, fece finta d'essersi addormentata e cominciò pure a ronfia, ma se capia bene che era un ronfiamento artificiale,
defatti l'assoggì subito. Sulla cammora regnò silenzio, appena rutto dall'utic e tacche della sveglia. Oh, potesse dormentà in pace, senza le chiacchiere de moglie, ma fu quasi un miracolo della Madonna, quella vera. E qui finisce il racconto. Io ho pensato, ma che ci vuole dire questa storia? Forse ci vuole imparare a parlare lo necessario, senza sta troppo zitti come gli immusati, ma anche senza troppo parlare, che dopo non se ne pole più e non gliela facimmo a gustà le parole. E allora chiedemmo che il Signore e la Madonnetta ci doni il equilibrio, come lo chiama Sor Anselmo, per non sta troppo zitti e per non parlare troppo, ma lo giusto e lo necessario. Buona domenica a tutti e buon mese di maggio a tutti.